Pensionati scontenti dei provvedimenti contenuti nella manovra 2023, a quanto emerso a Pistoia dal congresso provinciale dello SPI-CGIL. Anche quest'anno, nella prossima legge di bilancio, si metterà le mani in tasca pensionati, tagliando 3 miliardi, oltre 3 miliardi, che dovevano andare proprio a rivalutare le pensioni. Teniamo conto che le pensioni nel nostro Paese, la metà delle pensioni sono sotto i 1.000 euro il mese, per cui non sono pensionati ricchi. Per cui questo è un primo punto, c'è la necessità di finanziare con risorse certe e sufficienti la legge sulla non autosufficienza che è stata predisposta dal governo precedente. Ora servono soldi, c'è da intervenire sulla salute, sulla sanità, sul bisogno degli anziani di avere una vita sicura e certa e tranquilla, cosa che oggi molti non hanno. E la preoccupazione riguarda anche molti giovani che, se le cose non cambieranno, rischiano di non andare mai in pensione. Nel nostro Paese si va in pensione sempre più tardi e soprattutto i giovani, e noi su questo come pensionati siamo estremamente preoccupati, i giovani che non hanno lavori sicuri, che hanno lavori saltuari, che sono sottopagati, sfruttati, rischieranno di non andare in pensione o andare in pensione con pochi spiccioli. Noi stiamo creando i nuovi poveri del domani, è una cosa inaccettabile, e noi pensionati invece vogliamo combattere per noi, ma soprattutto per i nostri giovani.